Benvenuti amici di Vino Divino, quest'oggi vi presento una ricetta con un pesce di fiume, ovvero la trota, che spesso non viene considerato dai palati più raffinati, ma oggi lo renderemo raffinatissimo per una ricetta strepitosa, ovviamente dopo la sigla. Realizzeremo quest'oggi un filetto di trota scottato in padella con una specie di caponatina di verdure in agro dolce. Una ricetta davvero semplice da realizzare, ma che stupirà i vostri ospiti più esigenti. Partiamo subitissimo dall'elencare gli ingredienti. Cosa ci serve? Io vi do la ricetta più o meno per una persona, poi potete raddoppiare le dosi, ecco. 150 g di filetto di trota, già sfilettato e pulito e privato dalle lische. Magari un giorno vi farò vedere anche come sfilettarlo. Poi abbiamo delle verdurine, in questo caso sono le ultime verdurine che il mio orto offre, ad esclusione del peperone, tutto il resto è del mio orto, l'ultimo raccolto che ho fatto. Una zucchina trombetta, molto buona e particolare, guardate, ha questa forma a tromba, ma potete utilizzare anche una zucchina normale. Poi abbiamo, questo è un peperoncino di Carpiglio, Presidio Slow Food. Poi abbiamo dei pomodorini di vario colore, potete utilizzare quelli rossi, insomma, un peperoncino e due melanzane, le mie ultime due melanzane. Cosa ci serve per realizzare questa ricetta? Zucchero di canna bio, del sale, olio Evo e condimento agrodolce oppure aceto bianco. Io preferisco questo perché è più delicato. Ma passiamo subito all'azione. Iniziamo a preparare le nostre verdure che ho precedentemente lavato. Partiamo dal peperone, ecco. Puliamolo, priviamo dei semi. Ecco qui. La cosa più importante di questa ricetta è il taglio delle verdure, che deve essere il più sottile possibile, il più piccolo possibile, perché essendo una cottura rapida, cosa succede? Nella cottura rapida le verdure devono essere tagliate piccole per cuocersi completamente e allo stesso tempo rimanere abbastanza croccanti. Quindi tagliamo in questa maniera qui il peperone. E lo facciamo a cubetti piccoli, allora così, più piccoli che riuscite a fare, guardate, in questa maniera qui. Ecco, se qualche cubetto vi è venuto un po' più grosso, lo rifinite, guardate. Però la dimensione giusta e corretta è questa qui. Continuiamo con le altre verdure con il taglio. Ecco qui le nostre verdure, tagliate a cubetti piccoli piccoli, e siamo pronti per andare sui fornelli e cuocerle. Abbiamo preso una padella tipo wok, andremo ad aggiungere un filo di olio extravergine, la padella è già bella calda, pronta ad accogliere
le nostre verdure. Una cottura rapida, importante essere una cottura molto rapida. Quindi andiamo ad aggiungere le nostre verdurine. Eccole qua. Col peperoncino. Perfetto. Ci aggiungiamo un pizzico di sale, in questa maniera qui, un cucchiaio raso di zucchero di canna, in questa maniera, continuiamo a saltare, un bel effetto agrodolce, perfetto. E infine andremo ad aggiungere il nostro condimento agrodolce balsamico bianco. Guardate, deve essere una cottura rapidissima, le verdure devono essere quasi crude, belle croccanti. Ecco qua. A questo punto andremo ad aggiungere il nostro condimento balsamico, così, una bella spruzzata, eccolo qui, 5-7 minuti al massimo in padella a fuoco vivo nel wok e le verdurine croccantissime saranno pronte. Siamo pronti per la cottura rapidissima della nostra trota. Cosa abbiamo bisogno? Di una padella antiaderente wok, va anche bene, un filo d'olio, padella bella bollente, un ramoscello di rosmarino per gli odori, ecco qua, e la nostra trota la mettiamo dalla parte della pelle, la pelle sarà commestibile, eccola qua. Perfetto. Cosa faremo? Andremo o con le mani o con un cucchiaio a schiacciare la trota affinché la pelle risulti croccante e consistente. Allora, basta fare così, senza scottarvi, schiacciate per bene, così la pelle è croccante e diventa anche commestibile. Guardate. Schiacciatela per bene, cottura molto rapida. A questo punto andremo ad aggiungere, eccola qua, guardate, perfetto, andremo ad aggiungere del sale, e se volete una spolverata di pepe, ma siccome c'è già il peperoncino all'interno della caponata io eviterei. Quindi abbiamo aggiunto il sale, eccolo qui, il rosmarino dà un ottimo profumo alla nostra trota che si sta cuocendo per bene nella parte posteriore della pelle. Guardate che bella, siamo pronti, quasi pronti a girarla. Appoggiamo il rosmarino sopra la trota che si insaporisce maggiormente, così, e adesso siamo pronti, direi proprio di sì, siamo pronti per girarla.
delicatamente. Eccola qua. Guardate la pelle, com'è croccante. Questa adesso è diventata commestibile. Aggiungiamo un filo di sale sulla pelle, aspettiamo che finisca di cuocere e poi impiattiamo. Andiamo ad impiattare la nostra trota in questa maniera qui. Abbiamo la nostra caponatina agrodolce, veloce, rapida. Appoggiamo qui nel piatto in questa maniera qui. Ho squadrato il filetto di trota, andiamo ad adagiare così, qui, e possiamo mettere un po' di lavanda ad ultimare il piatto, profumare il nostro piatto, come sempre. Un filo di olio extravergine d'oliva e il gioco è fatto. Ecco a voi la trota con la caponatina al profumo di lavanda. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, condividete sui social, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto attivate le notifiche. Mi raccomando, continuate a seguire le nostre ricette. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao amici! Fai una foto poi del piatto.